Allora, Enrico, la storia del cantautorato, anzi, la definizione di cantautore nasce in Italia. In Italia, vero. Negli anni 60. Ce ne sono state altre strane, chansonnier, songwriter. Però è tutta italiana. Cantautore, colui che canta e scrive le sue stesse canzoni. Perché a Sanremo, in realtà, cantavano soltanto gli interpreti, sì, e non i cantautori. Ma il pioniere del cantautorato italiano, il primo, uno dei primi a calcare il palco dell'Ariston. Sì, e qui si apre il primo segmento importante su un grandissimo, lo vedremo, uno che ha rivoluzionato la canzone italiana. Ma ti ho interrotto, dimmi. Era appunto, dici, Domenico Modugno. Ecco. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere tra le braccia felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo, mi vien da piangere in tutta la mia vita, non ho trovato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole, chi può fermare l'amore, l'amore mio per te? Dio, come ti amo. Paola Turci, grazie, grazie Paola.